Ciao ragazzi, lo scorso luglio 2024 sono stato ad Amsterdam per un giretto veloce nella capitale olandese che io adoro alla follia e qui mi sono chiesto, qual è il costo della vita qui in Olanda? Il costo della spesa nei supermercati in Olanda può variare a seconda della città, del supermercato e dei prodotti che si scelgono. In generale l'Olanda non è tra i paesi più economici per fare la spesa, ma non neanche tra i più costosi rispetto ad altre nazioni europee come la Svizzera o i paesi nordici. Qui ho visitato due supermercati, Albert Heijn e Jumbo. Albert Heijn è uno dei più grandi e diffusi in Olanda e tendono ad essere più cari rispetto a catene come Lidl o Aldi, che offrono prodotti a prezzi più bassi. Jumbo invece è un'altra catena di supermercati di fascia media con una buona varietà di prodotti a prezzi competitivi. Quello che ho capito è questo. In Olanda i prezzi di prodotti come pane, latte, pasta, verdure e frutta sono generalmente in linea con quelli di altri paesi europei occidentali, ma alcuni articoli freschi come carne e pesce possono essere più costosi. Il costo medio di una spesa settimanale per una persona può variare tra i 40 e i 70 euro, ma dipende molto dalle scelte alimentari e dalla frequenza con cui si acquistano prodotti biologici o speciali. Dunque, l'acqua 0,45 centesimi di euro. Già mi piace, 45 centesimi una bottiglia d'acqua piccola, va benissimo. Io in realtà qualche snack lo voglio prendere da portare a casa, ma non so cosa. Allora, qua c'è la carne. Questi qua gli hamburger, 3,49 euro. Questo è il macinato invece, costa 5,99 euro. Funky champignons da 2,69 euro. Però c'è anche il pacco piccolo da 1,99 euro. Poi di pesce. Filetto di salmone a 4,67. Due filetti di salmone. Poi abbiamo quella affumicata a 4,89. Allora, questo qua non so cosa sia. Credo un cod, un merluzzo a 6,49. I gamberetti a 2,89. Prezzaccio. Reparto pasta. Allora, la De Cecco a 2,79. De Cecco è un po' cara secondo me. Però c'è la molisana a 2,39. Questa è Grand Italia mini penne. 1,99. Poi c'è la pasta bio a 1,5. Mi sembra che la pasta è un po' caruccia, sinceramente. La Dicecco 2,79 è una bella botta, neanche in UK la trovo così cara. Ok, vendono la Mutti qua, media di 1,79-1,90 circa. Prodotti da microonde. Reparto bibite ben fornito. Vediamo una birra se la trovo. Birra Amstel a 3,74. Però sono le lattine piccole, però va bene. Se lattina a 3,74 ci sta. Bevande zuccherate. Una Pepsi da 2 litri a 2,79. Patatina alla paprika 0,91 centesimi, meno di un euro. Reparto salumeria. Che vabbè, non è la salumeria che abbiamo in Italia, però è così. Questo è il salame olandese, credo. 2,85 per 120 grammi. Oh, questo è buono. 2,65. Salame Milano. $3,19, va bene così. Io mangio tantissimo hummus, lo adoro. Questo è 2,49 per 200 grammi. Salame appesi. Questo è iberico. 4,19. Questi pure sono spagnoli. Reparto formaggi. Credo che il reparto salumeria e formaggi è il mio preferito sul mercato. Questi sono dei mini antipastini. Prezzo parte da 2,49 e arriva a un 3,29. Deve essere buonissimo. Infatti di sopra ci sono pure i crackers. Questo hummus sembra buonissimo. 4 euro però. Vediamo i formaggi che posso trovare. Jong Belegen, 7,13 euro. Questo è Zalander, 3,55. Old Amsterdam, questa è una chicca. Avete presente questi negozietti che trovate ad Amsterdam nel centro città? Ecco, questa è la stessa marca. Costano 8,99. Costa un po' di meno qua che nel negozio. Parmigiano reggiano biologica, 6,04 euro. Ti devi vendere un rene praticamente. Cioccolato Côte d'Or. Questo con le noci, la hazelnut, 5,50. Frutta secca. Allora, questo è il pistaccio a 3,49 per 140 grammi. Poi abbiamo quelle mix che 4,29. Ah, queste sono quelle piccanti, eh? Credo 2,59. I miei preferiti, quelli classici, a 2,79. Reparto bakery. 1,80. Lo vorrei proprio provare, però non voglio esagerare. 1,09. Questo è quello che ho preso ieri. Reparto frutta un po' piccolino.
Banane da 1,55. Questo supermercato qua era un po' confusionario, perché quando si entra di solito hai la frutta di fronte a te, invece questa volta la frutta era sulla destra e per questo invece iniziava di fronte, quindi non lo so, mi sono un po' confuso. Prezzi comunque sia abbastanza decenti credo per il mercato. L'acqua a 45 centesimi è un lusso. Però voglio vedere se c'è qualcosa più in giro. Ok, vado a fare un giro da Jumbo, che è un po' la catena concorrente di Albert Engineer. Questo si trova su Dumbrack, che è questa strada qua dietro, a due passi dalla stazione centrale, che è di fronte a me. Iniziamo con la bakery. Tanto oggi si compra. Allora, la bakery di fronte a me è abbastanza fornita, è molto più ordinata del Albert Engineer, o come cavolo si chiama. Allora, sta pizzetta è a 1,89. Poi c'è questo pane con le gocce a 0,99. Focaccia a 1,89. Croissant a 1,25. Mi sembra un po' più caro di Albert Engineer, però. Questo qua è però un brunch molto piccolino. Questo supermercato è piccolino, quindi c'è la roba per questi più costosa e quella essenziale. Allora, formaggi, vediamo se lo trovo la stessa forma. No, però lo d'Amsterdam, questo è 4,49, anche se è una forma più piccola, quindi non possiamo contarlo. Questo prosciutto purtroppo non ha un bel aspetto. 3,44 per 100 grammi. Già mi fa paura. Riporto snack 2,79, 2,29, 2,69. Allora, come l'idea che questo qua hanno i prezzi un po' alti perché è molto turistico. €2,29 per questo waffle, di merita, li prendo. €5,89 per i Nutella biscuit, oh mamma. Ne parto pasta. Se Albert Einstein aveva la molisana e la De Cecco, qua hanno la Rummo. €2,99, carissima. Marca Jumbo, o Jumbo, non so come si pronuncia, 1,19. Vabbè, la loro marca costa poco, ci sta. Oh, i pelati hanno quelli della Petty. Non vedevo i pelati della Petty da una vita io. Cioccolato marca Jumbo, 1,39 quello con latte, 1,59 quello fondente. Vabbè, andiamo a pagare, tanto ormai questa giornata dei supermercati è finita così. Comunque forse ho sbagliato io, perché appunto sono venuto nel negozio di Jumbo, o Jumbo, ancora non so come si chiamano, quello più caro in assoluto. L'esperienza comunque un po' incasinata, c'è molta gente, tanti turisti, prezzi da turisti infatti. Non credo che Jumbo sia così caro. Se trovo un altro vicino, ci rientro e controllo. Altrimenti, lo lascio così nel video. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre vi invito a lasciare un commento, mettere un like, iscrivervi al canale e seguitemi anche su Instagram e su Facebook. I link sono in descrizione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!